umanitarie chiesta dal governo. Vediamo. Associazione Immigrati in piazza per dire che gli operatori della salute non sono spie. È su questo dato di fatto che medici, infermieri e operatori sanitari protestano, dichiarandosi contrari a segnalare, quindi in sostanza a denunciare, il clandestino che si rivolge a loro per ottenere cure sanitarie. Collaborazione richiesta dal governo e introdotta nel pacchetto sicurezza, ma che la categoria rileva essere in conflitto con l'articolo 32 della Costituzione a tutela della salute, diritto fondamentale, con cui garantite agli indigenti. Il governo parla di facoltà di denunciare i pazienti clandestini, perché voi invece parlate di un obbligo di fatto? Perché se passa il pacchetto sicurezza, automaticamente passa anche il reato di clandestinità, ovvero la clandestinità diventa un reato nel momento che il medico è un pubblico ufficiale, non ha più la possibilità di dire sì o no, deve denunciarlo perché il clandestino è un reato. Anche Sinistra Democratica si associa alla protesta, chiedendo che la provincia autonoma di Bolzano, forte delle proprie competenze in materia, consenta, attraverso una circolare, di non applicare al personale sanitario altoatesino la norma. 3 giorni fa è successo che una donna a Bari, in mezzo a una strada in Campania, ha partorito un figlio perché era irregolare e aveva paura di andare all'ospedale. Il problema è che diventa un problema collettivo, perché se uno straniero irregolare ha problemi di salute con una malattia infettiva, non si rivolge al pronto soccorso perché ha paura, questa malattia infettiva la propaga per tutta la cittadinanza, anche italiana, perché la malattia non conosce nazionalità.